Ed eccoci di nuovo in onda. Ben ritrovati. Per un momento molto molto particolare, emozionante per quanto mi riguarda, perché a distanza di 25 anni da Ragazzi Fuori, 27-28 da Mary per Sempre, sono riuscito a riunire tutti i protagonisti e certo qualcuno, poi vi spiegheremo il perché, per festeggiare le nozze d'argento dall'uscita di Ragazzi Fuori. E quindi sono felicissimo di averli qui, ve li presenteremo dopo. Per il momento presentiamo un momento veramente magnifico da parte di un maestro nazionale ed internazionale che ci farà sentire questo qui, Gian Domenico Anellino. Thank you.
grande, 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 veramente tutti emozionati. Grazie maestro. Dopo verremo che emozione a parlare anche con te. Che dite ragazzi, lacrime King Kong, cioè, che fatto ricordare belle cose, il finale di anni indietro, King Kong che muore, la buona anima di Roberto Mariano. E non poi... mi ricordavo che la musica fosse così bella. Che bello, ci ha commosso tutti con le sue note. Adesso io colgo l'occasione perché il maestro Giandomenico Annolino ha fatto un passaggio musicale che riguarda uno dei ragazzi che ahimè purtroppo ci ha lasciati troppo prematuramente, che è Roberto Mariano. Facciamo un applauso. E purtroppo in una sciagura aerea ci ha lasciato la vita, e quindi noi abbiamo preparato un RVM per ricordare te tutti insieme, Roberto Mariano. RVM. Patate, patate, un sacco 1500 lì! Accattatevi le patate, che comincia patate un mare mai! Forza qua, 1500 lì, un pacco di patate, patate! Oh, ce l'hai la licenza? E dove? Io vendo patate. Non ci vuole la licenza per vendere la patata. Ma io la licenza non la posso avere. Anche io qui. Non mi pigliava la quinta elementare. E che vuoi da me? Perché non la pigliassi? Io patate, manco patate posso vendere. No, senza licenza patate non ne può vendere. Anzi, dovresti assaversare pure l'altro. Ma come la campa la famiglia? Ho due figli. Come la devo campare? Ma questa democrazia me la chiama. E chi c'entra la democrazia? Ah, non c'entra. No, non c'entra. Non c'entra. Piange, questo piange! È mio, è l'unica cosa mia che ho mai avuto, penso. Andiamo, questo non ce lo fa vedere, andiamo. Guarda, questo mi è bello, guarda. E ridi che sei nato, la vita è bella, pisellone mio, è bella. Ed eccoci di nuovo in onda, Valentina, dai, sì, vuoi intervistare prima il maestro? Ma come no, questo grande piacere, benvenuto, benvenuto Marco Risi, grazie, il notissimo grazie, regista. Grazie, grazie. Dunque, lei ovviamente non ci sono molte cose, cioè ci sarebbero tantissime cose che vorrei chiederle, però diciamo quello che adesso mi viene da dirle è che grazie al capolavoro, ai capolavori che lei ha fatto e creato, ha regalato in ognuno di questi a grandi attori davvero dei momenti speciali che adesso, grazie alle note del maestro Giandomenico Annolino, sono state rivissute da tutti i loro cuori. È stato un momento veramente speciale. Sì. No, è stato bello vederli emozionati, così emozionati. Guardavo King Kong, perché io lo chiamo così, perché tutti lo chiamano così. Ma lui gli tutti piace, lo ricordano proprio piace. Così. Salvatore, che era veramente con gli occhi lucidi che brillavano, Francesco addirittura con le lacrime. Beh sì. Insomma, sono stati. Sembra impossibile che siano passati 25 anni. Siamo diventati. Io sono un vecchio, loro no, sono diventati no. grandi. Loro sono diventati Anzi, grandi. Ti trovo sempre proprio bello. Uguale. Sì, vabbè. Marco aveva 38 passa. Anni quando ha fatto Mary per sempre. Quando ha fatto se Mary per sempre era l'88, no, 37, quando 37. Abbiamo girato 37. Poi 37 è uscito anni. Che ne avevo 38. Ero quindi, un bel ragazzo. Giovanissimo. E quindi io, siccome mi ricordo quel momento che siamo venuti in televisione e accompagniamo un altro sì. ragazzo. Che volevo insomma, che facessimo un applauso che è Stefano Consiglio, anche per lui, che è colui che io accompagnavo in televisione, era un'emittente privata dove Marco, con l'aiuto di Tony Sperandeo che salutiamo, faceva i provini, e quando sono arrivato lì, e io l'ho scritto anche nella sceneggiatura del mio film che spero prima o poi di fare, si è avvicinato e mi ha detto: ma tu sei qui per fare cosa? Io no, accompagnavo Richetto. Ma scusa, ma visto che sei qua, perché non fai il provino? Dico, perché no? A quel punto, passami il microfono, io subito ho preso l'euforia, io ho detto a Marco: ascolta questa canzone.
che avevo scritto io e faceva: grazie al maestro Gian Domenico Anellino. I giorni sono lunghi, rinchiusi in tamasta cella, gli amici sono tanti che pensano a cagnà. I baso con maessa, c'è che non lo fa pensare, ma cantano canzoncelle per farlo rallegrare. Dita sta scella non ci voglio stare, pensando prima che ci arrivediamo, sono pieno tutti chi sti infamità, cerco un lavoro che mi fa migliorare, cerco qualcuno che mi può aiutare a non pensare a chi si infamità, ma l'unica cosa so che mi può aiutare. Dimenticare, ora che io sono fuori, mi sento emozionato, ma dentro cuore mio penso all'amico che ci ha lasciato, dicendo intensamente che Dio l'andava aiutava, mamma, ad avere un po' di forza, a si sacrificava. Di tasta scella non ci vuole stare, pensando prima che ci arriviamo, sentendo tutti chi si infanta, cerco un lavoro che mi fa migliorare, cerco qualcuno che mi può aiutare a non pensare a chi si infamità, ma l'unica cosa so che mi può aiutare. Dimenticare. Grazie, grazie. E lì l'ho quasi convinto. Poi Marco, che cosa è successo? Perché, comincio da me, visto che sono, conduco questo programma, mi hai scelto? Perché, si capisce, no? Guardate che faccia che c'ha. No, io lo vedevo che stava lì da una parte, stava lì, aveva accompagnato appunto Stefano Consiglio, detto Righetto, che poi morì in un incidente brutto la sera della prima di Mary per sempre. Eravamo a Palermo noi a fare l'anteprima del film e lui in un'altra parte della città e morì. Una cosa sì anche brutta da ricordare. Ma e te eri lì con sta faccetta, con sti capelli, avevi i capelli diversi, adesso c'avevi tutti i ricci messi, e stavi lì da una parte e io dissi a Tony Sperandeo: ma quello lì, guarda un po' quello lì, guarda che faccia che c'ha, ma perché non proviamo a fargli un provino? E lui disse: ma sì, in effetti. E poi abbiamo fatto il provino ed è l'ha vinto, perché era, ma buca lo schermo, Francesco. No, ma poi soprattutto perché aveva questa voce, lui già dice: dai, parlava così. È vero, però Marco si dimentica un dettaglio da non trascurare, che in realtà io dovevo fare Pietro, mi aveva assegnato il ruolo di Pietro, che poi fu affidato a Claudia Mendola, perché avevo un'esclusiva, mi pare, con Claudio Bonivento. Produttore. E meno male, perché facendo Natale ho avuto la possibilità di fare anche Ragazzi Fuori. Già, se no avessi fatto, perché Amendola moriva. Moriva e Mary per sempre, quindi tutto bene, ciò che finisce bene. E certo, poi c'è stato il prosieguo, quindi... Sì. Poi invece questi altri bei ragazzi... Lei, sono molto curioso di Alessandra, facciamo un applauso... Alessandra, me la ricordo, era, io stavo in un negozio a Roma, in una sartoria, e arrivò, vai, che c'era Michele Placido, che non sapevo neanche chi era. Si ricorda? Già. Io chiesi: ma dov'è il regista? Tu mi hai detto in Sicilia. Bastardo.
Ah sì? Ma dai, era il registro. Non è successo? Era... Sì. Ah, no, c'era il microfono un po' più avanti. C'era Gianni Ricci? C'era Gianni Ricci. Che era l'aiuto regista. Era il mio aiuto. E c'era questa ragazza che non era una ragazza, era favolosa, era bellissima e l'unico mio problema era che non era siciliana un po', no? E parlava un leggermente con un accento un po', però era talmente forte la sua presenza che dissi ma chi se ne frega, poi doveva fare... Io sogno Mary per sempre. È rimasta Mary per sempre. C'è un po' di romanità in quel Mary per sempre. Sì, un po' di Mary per sempre. Microfono, usate i microfoni, se no in televisione non si sentiranno mai niente. Io sogno né canne né pisce, io sogno Mary. E quindi ci siamo ritrovati svariate volte, perché c'era un teatro, mi pare il Teatro Crystal, se non ricordo male. Sì, dove dopo... Avete fatto un sacco di provini? Sì, perché questo film veniva sempre rinviato per problemi di produzione, poi alla fine ci siamo riusciti e io ho conosciuto tutti loro. A Salvatore lo conoscevo perché insomma vendevamo le cassette per strada, lei... No, Salvatore Termini assieme, ragazzi, quando abbiamo scambiato una cosa. È vero, tu mi hai dato Marco, uno straccio di copione, ho e l'abbiamo fatto tutte e due, e non lo posso dire quello che mi ha detto di dire nel provino, perché noi siamo in televisione. No, lui mi dice tu vai a buttare con me, è tutto pagato mio, che poi nel film non c'era sta cosa. Io ho entrato e se tu vai a buttare con me è tutto pagato mio, bravo. Comunque io sono stato uno dei ragazzi a essere primo scelto da Marco Rizzi, che mi ha visto, dice tu farai il film con me. C'ha il Guinness della scelta, lui. Infatti quando l'ho visto dice ciao come ti chiami? Io ho detto Salvatore, no tu non ti chiami Salvatore, mi hai cambiato il nome. Come ti chiamano nel quartiere? Scimmietta. Dici tu cambierai ancora nome, perché? Tu ti chiamerai King Kong nel film. Beh, che potere che mi ha dato. Beh, da scimmia a King Kong sei cresciuto. Era teenager, dai. Cresciuto. Un'evoluzione. Dopo mi ha detto che dovevo morire nel secondo film e quello mi sono messo a piangere perché mi ammazzano. Ho interpretato la scena di Richetto che ho dovuto fare io, che lui ha visto su di me, che lo ha adatto per fare quella scena. Grazie Marco che mi ha lasciato un timbro bene, King Kong in questi due film, grazie. Io a me invece mi ha detto tu hai mai fatto cose brutte nella vita? Io gli ho detto sì, ho lavorato qualche cosa. Dice come mai? E ti ha aiutato pure a spostare la scrivania. Io mi ricordo che quando uscì il film fu lanciato con una pubblicità che insomma non è che ci appartenesse granché, perché si parlava di tutti ex detenuti che usciti dal carcere, in realtà a parte qualche piccolo episodio che avevo avuto io e forse pure Roberto Mariano se non vado errato, nessuno aveva avuto mai problemi con la legge, né King Kong né Alfredo né Alessandro né tantomeno Mauri. Quindi se il signor Barsecchi pubblicizzò il film in quel modo ed era un continuo, ci rompevano un po' le scatole, però comunque detto questo, quel film andò alla grandissima, c'era anche Maurizio, che è Maurizio Prollo, che praticamente lo conoscevo da piccolino perché ballavamo la break dance insieme, lui mi faceva da spalla, Marco forse nemmeno la sa questa cosa. E l'ho incontrato pure nei provini. E quindi Mori racconta, c'è emozione. Marco, io e lui abbiamo fatto la parte quella, guarda il cielo, guarda che bello. Io mi ricordo. Mi hai fatto fare la parte con lui. Io mi ricordo quando feci il provino, Marco Ricci non era convintissimo su di me. E ci fu una scena dove mio padre ha fatto anche le piccole cose. Quando io entro in carcere, che il poliziotto al commissariato mi dice: dillo che tua madre è una gran. Che io questa scena Marco mi fece fare da nel provino, mi vergognavo, ecco. Allora a quel punto mio padre, insieme a Tony Sferandeo, se si ricorda il maestro, mi disse vieni, facciamolo assieme. E tua madre, una che sarebbe mia nonna. A quel punto Marco ha detto eccolo, ora ci siamo. Ti ricordi questo particolare? E invece con Francesco già ci conoscevamo, ballavamo la break dance, io ci andavo sempre dietro piccolino.
e si andava a Palermo a ballare break dance. Poi mi ricordo che siamo andati tutti a Roma perché ci pagarono circa 3 milioni e mezzo delle vecchie lire. 6 milioni. 700 mila lire a settimana. Oh, io ho parlato 5 settimane, 3 milioni. Bella vita. Io e lì abbiamo speso tutti i soldi. Ma partire, partire tutti i soldi a Roma per comprare i rullini che c'erano in fotografie. E là come fare fotografie da San Pietro. 10 milioni di fotografie. In particolare la buona anima di Roberto Mariano che era sempre a fotografare qualunque. Francesca, giocavamo pure a carte. Sì, ci divertivamo, eravamo ingenui e forse la forza di quel film è stato proprio il fatto che noi fossimo ingenui. C'era Sperandeo, poi subentrò, ci fu anche Giovanna Lamia, insomma, Luigi Burruano. Maria Burruano, che ha una bella scena. Ma la cosa bella è che noi giocavamo, Alessandra. Ti ricordi, noi le facevamo la sera tardi, andavamo a letto tardissimo. La mattina quando arrivavamo sul set pronti per il trucco e poi c'erano i lettini e ci andavamo a coricare là. Una cosa che mi è servita da lezione, da parte di Marturisi, oltre le tante cose che ho imparato da questo grande uomo, è stato che un giorno sono andato sul set e lui mi disse: Francesco, e io gli risposi: se avrei i capelli. E lui mi disse: se avessi, ignorante, mi rimproverò. Non ho sbagliato più. E quindi grazie anche di questo, Marco. Ma io in tutto questo dov'ero, Marco? Dov'eri? Eri dietro. Allora, mi ha fatto un provino. Eri in infermeria. Mi hai detto che eri regista. O eri con Michele Placido appartato. Mi tenevano chiusa, sequestrata. Sono offesa io. Non mi hai provinata. Però l'ingresso in carcere tuo nella camerata era bello. Mi sono divertito. Madonna, con giornate di parolacce. Botta! Sì, ridevate tutti dicevano le peggio. Sembra una fatica star seria. Di King Kong, dai, Salvato, di qualcosa. Devo dire una cosa, io mi ricordo che lui c'è una battutina nel film che dico: non bilita l'uomo, diceva non bilita l'uomo, e lui non bilita l'uomo, e lui sempre non bilita l'uomo, che cos'è il suo pilito? Non bilito l'uomo, devo andare al lavoro, non bilito l'uomo, ecco. No, bisogna dire che Salvatore purtroppo è stato sfortunato, il ragazzino non ha potuto studiare e quindi... Beh, ma c'è sempre tempo per quello. Sì, no, ma non ci è riuscito nemmeno la fidanzata. Sì, anche con la tua canzone. Lasciamolo perdere. Francesco, anche con la tua canzone ha fatto il cavallo di battaglia. Ah, poi avete capito che... Tutti lo conoscono. Ma poi i ragazzi fuori, ve lo ricorderete sicuramente, mi ha fatto cantare quella canzone che ho cantato prima. Ed è stato un grande successo. Ho venduto un sacco di dischi io quel pezzo lì, grazie al film. Lui, Salvatore Termini, gran furbacchione che è, si è comprato un impianto, un service, un piccolo service. E piccolo porta... impianto, 15.000 watt, 15 milioni. Se come la 500, vi ricordate? La mia 500 che suona sempre marina, non ne posso più. E quindi con questa canzone ha continuato a fare serate, insomma ancora si sopravvive e si va avanti. Quello che ci volevano chiedere i telespettatori, che io mi voglio levare questo sassolino dalle scarpe non con Marco, con Alfredo Libassi. Ah, pensavo con me. Perché Alfredo Libassi ha messo in giro da qualche anno, 6, 7, 8 anni, che ci sarà un ragazzi fuori 20 anni dopo. Io non ho detto. Mi posso sapere da che pulpito è uscita questa cosa? Allora, poi ci chiedo, io sto cercando, che Marco Risi. Io sto cercando tanti anni di convincere al maestro di fare un sequel. Dice: perché? Perché noi siamo stati sfruttati 2 anni. No, Medi sfruttati per... no, aspetta, perché ci ha salvato. Siamo stati sfruttati in personalmente mi ha salvato la Medi vita, lo ringrazio sempre in eterno. E ragazzi fuori. Sfruttati no. Io se non fosse abbiamo stato avuto... No. Se non fosse stato per questi film, forse non sarei qui a raccontarli, e quindi ti rinnovo i ringraziamenti, Marco. Io dico grazie a Marco per tutto, perché ci ha aperto la strada, ci ha aperto un futuro, cioè noi siamo adesso attori, siamo conosciuti, lavoriamo, guadagniamo soldi, dove andiamo ci conoscono, sempre grazie a Marco. Ma non è solo Marco, ci sono altri registi, no, tutta la vita deve pensare a noi. Non può pensare tutta la vita a noi. Noi abbiamo fatto Meri per sempre, ragazzi fuori, 2 film, un anno, uno appresso all'altro in 2 anni. Poi voi abbiamo avete fatto Vite perdute che io non abbiamo c'ero. Abbiamo fatto un mai. Boom madornale. Che non dovevate farlo, magari non facendo Vite perdute ci si poteva pure arrivare a fare. L'hanno visto in Sicilia. Allora, ha fatto dato che abbiamo fatto un boom madornale, molte persone ci riconoscevano e via, mi è venuto dopo tanti e tanti anni di scrivere una storia, il sequel.
Io prima avevo scritto 16 anni dopo, perché dopo 16 anni mi era venuto in mente di fare questo film. Perché molte persone, ma che fine avete fatto? Siete stati bravi di qua e di là? Io avevo scritto una bozza, un giorno, questa... una sera mi sono svegliato e con la mano ho scritto una sceneggiatura. Questa cosa è successa subito dopo Meri per sempre, perché no, me lo ricordo, Marco dopo, Risi, scusami, Marco Risi dopo Meri per sempre, visto il grande successo, era stato un po' preso di mira, hai usato i ragazzi, li hai abbandonati, qui e qua. Marco ha scritto da solo insieme ad Aurelio Grimaldi e tanti racconti di ognuno di noi la sceneggiatura di Ragazzi Fuori e ci ha dato la seconda opportunità. Comunque Ragazzi Fuori è partito poi, tutto dalla sera della prima di Meri per sempre, che Marco poi si è dopo, ispirato dopo la morte di questo ragazzo. Dopo non se l'è sentita più, voleva lasciare tutto così bello per come a distanza di 30 anni ricordiamo. Siccome noi siamo e quindi stati io visti non, da ragazzi. Ma perché non lo chiediamo al... a Marco Risi, proprio chiediamolo a lui, ma non ci hai mai pensato di fare una seconda versione di Ragazzi Marco, Fuori ma perché di Meri poi? Per sempre? Aspetta, ma perché non la fa? Perché io sono morto, per questo non la fai, capito? Non ci sono io in secondo Bravo, film. È quello, il motivo è quello. Non se ne avverte la necessità. Dici? Diciamo di no. No, non lo so, forse qui sarebbe una cosa bella, ma che poi che vi faccio fare? Che siete diventati... Siete tutti belli, sposati più volte, cioè avete i capelli bianchi. Ma che state? Però fare rivedere i ragazzi dopo tanto tempo. Ma i ragazzi, ma non siete più ragazzi. Siete fate vedere più grandi. Vecchi tu ci sei noi. No, perché molti non lo sanno, perché poi noi non avendo guadagnato tanto all'inizio, almeno io per quanto mi riguarda, eravamo sempre appresso a Marco Risi, Marco di qua, Marco di là, ma non l'abbiamo stressato, almeno per quanto riguarda alcuni. Non, e quante volte mi ha aiutato a Milano? A Milano mi mandava sempre, pagava sempre la casa per un anno, sempre mi mandava soldi. Marco, e manda soldi. Quante cose sto scoprendo stasera! Sì. Alessandra non hai è corretto! E Marco 100 miliardi, Marco 300, l'abbiamo distrutto proprio, e quindi... Siamo hai capito? Stati... Pensa se faccio un altro film vado no, no, questa rovinato. Volta se no, facciamo, pensa se facciamo un altro film vogliamo i diritti, perché siamo convinti che facciamo un grande incasso. Ma la perciò pensaci cosa. Pensa che sfiga io, non ho fatto un provino. Non mi hai dato la lina dopo. Non siamo neanche riusciti a consumare. Attenzione. Con Michele Placido. C'è stata una cosa che ti avevano rubato, che ti avevano fatto, avevano rubato a casa, avevano tagliato la luce, la cosa. A tutti, ci ha finanziato a tutti, e quindi un applauso. Non mi pare proprio. Io questa cosa non me la ricordo. Ricordo anche la casa. Dove? Vabbè, niente, chiudiamo questa parte. Comunque ricordiamo che comunque, qualcuno di noi. Comunque posso dire una cosa? Sì, Maurizio, volevo fare soltanto una parentesi, scusatemi un attimo. Ricordo che noi comunque a distanza di tantissimi anni, Marco ci ha chiamato per fare il video di Fabrizio Moro Pensa, vincitore dei giovani, gran bellissima esperienza, e io, mi pare anche Maurizio in un'altra occasione, forse anche Alfredo, e Salvo, comunque quando ha lavorato, ha fatto delle cose, io ho fatto l'ultimo padrino nel 2016. Io dell'ultimo con lui. E quindi non ci ha abbandonati come qualcuno. Ma, scusami Francesca, poi voglio dire una cosa. Cioè, questo lavoro è un lavoro molto difficile e particolare, ok? Io posso soltanto ringraziare al maestro qui presente, perché mi ha dato la possibilità anche di essere a Venezia, di approcciare nel mondo dello spettacolo. Se poi vuole venire l'altro, e ben venga. Se non vuole venire, per me è stato sempre un piacere conoscere il maestro. Le cose vengono dal cuore, anche se... Da poco abbiamo finito di fare. Ma guarda che, nessuno sta puntando una pistola e nessuno sta dicendo niente. Non sto dicendo è una cosa questo, perché noi l'amiamo, l'adoriamo ed è il nostro papà in tutti gli effetti, perché lui ci ha buttato, ci ha fatto nascere lui. Noi siamo qui proprio per grazie fare a lui questo 25esimo anniversario. E mi pare che è qui presente. Se poi un giorno gli viene e dice facciamo questi ragazzi da grandi, facciamoli vedere da grandi vecchi. Cosa fanno? Insomma, ci tengono tanto, Marco. Magari ci rifletterà. Ecco. Io sinceramente dico la mia. Se questo sequel, come giustamente io, veniva fatto dopo 3-4 anni, aveva un senso. Forse dopo 25 la penso come Marco Risi, però. Se lui un giorno gli dovesse non venire in mente di dire ragazzi divertiamoci insieme, soldi per nessuno, se guadagniamo incassiamo dividiamo,
noi siamo qui. Loro sono disponibilissimi. Noi siamo pronti. Marco, non so come ti devo inviare, Marco, di quali. No, no, senza soldi lo dobbiamo fare, con la speranza che al botteghino, insomma, incassi. Comunque ha fatto una promessa, lo dico, che se questo nostro incontro, mettendo il video su YouTube, raggiunge 1 milione di visualizzazioni, farà un altro film con noi. Ormai si è preso questo. Per cui è incastrato, Marco. E quindi adesso volevo dire, se c'era qualcuno in sala che volesse rivolgere una domanda a qualcuno dei ragazzi, a Marco Risi, alzate la mano. Infatti vedo professore qui pronto Dario Costantino. Professore, le porto il microfono. Sì, il microfono, quello di là. Ecco, di Marco. Grazie Maurizio. Lo tenga pure lo là, porgiamo professore. Al professore Dario Costantino. Grazie, buonasera a tutti. Un abbraccio a dei ragazzi, a degli attori, a un grande maestro. Proprio mentre il nostro Gian Domenico intonava quella meravigliosa colonna sonora, trascorrevano nella mia mente innanzitutto 25 anni di ricordi. Io frequentavo il ginnasio quando voi ti avete fatto questo grande dono, perché siete stati tutti perfetti, veramente perfetti. Grazie. E ricordo ancora quando il nostro Maurizio Claudio sfondava naturalmente con la macchina insieme all'altro compagno la vetrina, o quando naturalmente nel dialogo di una grande tensione emotiva tra Natale professore che sfidava Daglia. Il professore Michele Placido, di latino e greco anche lui, lo stesso Daglia mestiere che faccio io, due partenze, assolutamente la mia, sì, dietro è la tua. E poi c'è la bellissima battuta: ci vuole molto più coraggio ad essere un 7 carati che non uno come te. Quindi devo dire che è stata veramente grazie. E apprezzo molto la vostra emozione. Ero un ragazzino quando vi ho seguiti, mi trovo uomo, professionista e responsabile di decine di ragazzi che ho qui alle mie spalle. Marco, una grazie. Una domanda. Lei naturalmente vive nel suo genus il cinema, naturalmente Dino Risi resta un maestro incontrastato della cinematografia e della letteratura internazionale. Le chiedo solo una cosa: oggi giunge alla maturità di uomo e di professionista. Io cerco anche di formare i miei ragazzi a una cultura generale, ma anche a una scelta di un mestiere straordinario. Credo che il mestiere del regista e quello dell'attore probabilmente sia uno dei più difficili al mondo, però probabilmente uno dei più belli al mondo. Voglio chiedere a un maestro come lei quale suggerimento oggi, alla luce della sua esperienza, si sente in grado di poter donare ai miei ragazzi, ai giovanissimi che vogliono accingersi forse ad avere un posto in questo difficilissimo e anche crudele mondo che è quello dello spettacolo o della cinematografia. La ringrazio e un abbraccio a tutti i protagonisti. Siete stati eccezionali. Grazie professore. Ma io a questa domanda me la rivolgono ogni tanto, anzi spesso non so mai cosa rispondere. Veramente è molto difficile rispondere a una domanda del genere, perché non c'è una risposta per tutti. C'è una risposta per ognuno, un caso singolo. Cioè bisogna vedere se c'è veramente qualche cosa che brucia dentro e che non si può trattenere, qualcosa che ti spinge ad essere veramente quella cosa lì, a diventare quella cosa e non a farlo soltanto per magari finire sui giornali o apparire in televisione. È una cosa forte, è un fatto di personalità. Cioè gli attori devono avere una grande personalità, se hanno una grande personalità e una grande voglia di arrivare, un desiderio forte di rappresentare qualcuno diverso anche da sé, allora forse ce la possono fare. Oggi è molto difficile, io vedo tantissimi attori che non lavorano. Il mio ultimo film, che è un film piccolo, indipendente, che si chiama Tre Tocchi, è proprio un film sul mestiere dell'attore. Ci sono tanti attori in questo film che proprio non riescono a lavorare, lavorano pochissimo e sono anche attori bravi. Ma è il lavoro più precario del mondo quello dell'attore, perché non dipende mai da te, non dipende soltanto da te, non dipende, ma dipende soprattutto da qualcun altro. Nel caso loro, per esempio, loro sono qui adesso, ma forse al posto loro ce ne potevano essere altri 5, ma hanno avuto quella fortuna, quel momento, quella cosa per cui io ho deciso che loro, queste facce, erano giuste per essere in quel film lì. Quindi la responsabilità è mia, certo, da quel punto di vista. Poi però loro dovevano essere all'altezza del compito. Ma cosa l'ho fatta, Marco? Non è che ci siamo fermati. Io mi ricordo, poi hanno fatto anche altre cose, certo, naturalmente. Ma io quel secondo film l'ho fatto veramente anche molto per quello. Perché ero sicuro che qualcuno fra loro sarebbe andato avanti e avrebbe continuato a fare questo mestiere. Mi ricordo per esempio che Roberto Mariano, poverino, che non c'è più, lui aveva vissuto talmente... quella situazione, lui veramente era stato papà
gli era nato un figlio mentre era in carcere e doveva fare nel provino una cosa per cui doveva tirare su questo bambino e dirgli e ridi, ridi pisellone mio, la vita è bella, la vita è bella, e non gli veniva perché intanto c'aveva una bottiglia in mano, perché quando facevamo il provino lo doveva fare con questa bottiglia. Però c'era nei suoi occhi una tale malinconia, un tale sentimento, il fatto che lui poi avesse vissuto questa cosa veramente. Io non l'avrei dovuto prendere per quel provino, perché il provino non era venuto bene, però era talmente forte comunque il suo sguardo, il sentimento che c'era, al di là delle battute di come le diceva, che sapevo che poi quando saremmo andati a girare la cosa sarebbe venuta fuori. Quindi è un tante cose insieme questo lavoro, non è facile. A questo voglio aggiungere una cosa, che purtroppo non è più come all'epoca di Marco Risi, che esisteva un produttore che metteva i soldi, un regista con un aiuto che dava la possibilità a tante persone di fare un provino, e quindi poi alla fine chi era più bravo a giudicarsi il ruolo. Oggi i produttori scelgono tutto loro, non c'è più, gli aiuti registi sono stati banditi, sono usciti le casting che viaggiano sulla simpatia con le agenzie di spettacolo, e quindi se tu sei antipatico puoi essere De Niro, non lavori. E questa però è una dico cosa sempre molto ai ragazzi di stare attenti. Io dico sempre ridateci gli aiuti registi che ci fanno confrontare la possibilità di dire se sono più bravo io o piuttosto e di stare attenti ai ragazzi, perché oggigiorno ci sono molte sole che fottono i soldi, i ragazzi non devono cacciare i soldi per fare gli attori. E devono quindi sappiate che ragazzi fuori 20 anni dopo non c'è, perché non lo devi fare, giusto? C'è un ragazzi fuori 20 anni dopo? Non c'è. Però dicevamo che magari quando Marco Risi deciderà di farlo, la notizia si saprà. E allora 190.000 sì. Non bastano, deve essere un milione. Ma si deve arrivare a un milione. Lo faremo, lo faremo. Voi cliccate, vi piace, guardate il nostro video che metterò su YouTube, perché è giusto così. Nel frattempo, mentre parla Alfredo, King Kong, Mary, stiamo mandando delle immagini che riguardano quei due film, Mary per sempre, ragazzi fuori. E adesso vorrei cominciare a mandare un RVM che riguarda principalmente Salvatore Termini, detto King Kong. Prego, regia. Quando prendo il primo stipendio lo pago. Vabbè. Vediamo. Bello! Ma che ci fai alle donne con questi denti? Minchia che sogno beato! Ora i femmini che ci ha fatto? Ora i pigli a mozzicone! Datemi la palla! Ah, perché adesso nemmeno più tiri in poi se possono fare, eh? Vabbè detto! Trova sta compagnia! Agli Suzucci! Ecco, abbiamo visto l'RVM di Salvatore e ciò che c'era. Valentina, il maestro Gian Domenico che voleva rivolgere, mi pare, una domanda o al regista o a qualcuno di noi. È vero, Gian Domenico Anellino. Dato complimenti da parte di tutti complimenti. Noi. Per le emozioni che ci hai trasmesso. Poi magari ci farei anche una bellissima conclusione. No, dopo faremo numeri, vai. Intanto buonasera a tutti e grazie a Francesco per avermi invitato. E, niente, questa colonna sonora per me è una cosa meravigliosa e questi due film sono un ricordo, e per me è sempre una grande emozione quando li rivedo, perché ho i DVD e ogni tanto quando ho bisogno di stare un po' per conto mio e di capire magari dove devo andare, riguardo questi film, riascolto le battute, riguardo voi e devo dire che facendo i concerti un po' in tutto il mondo ogni tanto faccio queste colonne sonore a New York, come a Mosca, come a Singapore, e devo dire che queste colonne sonore hanno sempre un grande successo, la gente si alza sempre in standing ovation, e quindi sicuramente la colonna sonora, chiedo anche
appunto al maestro, quanto è stato importante, quanto è importante per un film, quindi se magari possiamo spiegare anche ai ragazzi quanto è importante la colonna sonora. Ottima domanda. Beh, la colonna sonora è importantissima perché è quella che accompagna l'immagine e aiuta in certi casi ad aumentare l'emozione, a diminuirla, ad abbassarla a seconda dei momenti di un film. Io mi ricordo quando abbiamo fatto, io ho seguito tutta la musica del film, sono andato a casa di Giancarlo Bigazzi. Che facciamo un applauso, che ci ha lasciato, il grande maestro. Grande, un grande maestro. Bigazzi era quello che faceva un sacco di canzoni di al Festival di Sanremo, ha fatto tantissima, ha scritto tantissima musica. E io non mi aspettavo neanche, era molto amico del produttore Claudio Bonivento, non pensavo neanche che fosse così adatto a fare musica da film, perché non l'aveva mai fatta lui fino a quel momento, per cui andai da lui e seguì tutta la preparazione della nascita della musica del film. Poi quando facevamo invece Ragazzi Fuori, mi ricordo che gli chiesi una musica un po' più particolare, una musica un po' più etnica, e lui si divertì molto a fare questa cosa e mi spiegò un segreto che prima ho raccontato ad Alfredo Libassi, che quello che lei ha fatto prima, maestro, che è il pezzo dell'inseguimento, dan 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 dan, quello mi ha detto, ma dice, ma sai che cos'è questa cosa qui? E io gli dissi no. Ah, non ti viene in mente niente? Dico no, che cos'è? Questo è Luglio, che aveva scritto lui. Luglio, col bene che ti voglio, mi hai fatto innamorare. Se ci pensi, cambia poco, ma è in fondo è quella. Quindi pensa come ricorda proprio parecchio. Senti Marco, tu senti Marco, tu sai che io ho ottenuto, ho scritto una sceneggiatura che si intitola Il colore del dolore. Ho ottenuto i fondi dalla Regione Sicilia, dal Ministero e dall'IMAI, e sto faticando per realizzarlo perché abbiamo sì i soldi però sulla carta, ma non abbiamo la liquidità per poter operare. Io ti avevo mandato la sceneggiatura perché io in questo film parto proprio da lì, che vengo al tuo provino e ci sei tu nella storia del film. Pensi, provocatoria, pensi che potresti accettare? Non vale, non vale, questo è un tranello. No, tu dimmi sì, ma o no, io rispetto. Beh, ma qui davanti a milioni di telespettatori, tutta la Sicilia ci sta guardando, un milione di cose. Non lo so, ma, non lo so, ma io non mi piace fare l'attore. Ma non è l'attore, ma poi sono una. Appunto, io me stesso, io mi odio, quindi figurati se mi metto a fare me stesso. Non mi piace. Pensa all'allievo che dirige il maestro. Non mi piace vedermi a me sullo schermo. Ho fatto mio padre nel film di Virzì, pensa a te. Ma ho fatto una cosina piccolissima. Dai, sono un giorno di lavoro. No, poi c'era coso, Antonio Serrano che gioca a calcio con me. Io l'ho detto dall'inizio. Fino alla fine proverò ad avere il maestro, se dovesse rinunciare. E lui infatti mi ha detto, mi raccomando, non lo fare. No, avere te nel mio film sarebbe un... Tanto in quel caso lui riuscirebbe ad assegnare ad Antonio Serrano un altro ruolo, quindi... Ma io veramente volevo fare i complimenti al maestro perché ha suonato veramente molto bene, cioè mi ha fatto ricordare quelle atmosfere lì, belle. E quindi, era molto bello. E quindi tu lo sai, bravissimo. Cioè adesso il maestro è un momento suo dove ci farà ascoltare il suo repertorio perché è veramente straordinario, e quindi maestro, prego. Angelo, ecco un po' l'audio. Sentite qua ed emozionatevi. Io volevo dire una cosa, dicevo prego, appunto, maestro, che ho avuto la possibilità appunto di suonare un po' in tutti i teatri del mondo, grazie, accompagnando artisti anche con i miei concerti, e quindi le canzoni sicuramente di Elton John, di Whitney Houston, di Madonna, Frank Sinatra, sono sicuramente dei brani meravigliosi, però devo dire che le melodie italiane sono sempre quelle più apprezzate, quindi questa sera le regalo a voi e a tutti voi. Grazie, grazie Gian Domenico Anellino. Thank you.
dell'arte. Complimenti. Gian Domenico ci ha fatto davvero tutti quanti emozionare, la pelle d'oca. Bravissimo. Mamma mia, che emozioni. Non mi sento, datemi il microfono per favore. Adesso mandiamo in onda un RVM che riguarda Alfredo Di Bassi. Prego, regia. Che volete? Una camicetta a mezza mano. E quanto volete spendere? No, vediamo quello che ci piace, dopo ne parliamo adesso. Prego, accomodate. Ecco, abbiamo queste camicie invernali. Oppure... Signore, a lei quale ci piace? Vengo subito. Ecco, questa ad esempio mi sembra molto adatta alla sua personalità. Quale personalità? Intendevo dire al suo aspetto fisico, alla sua persona. No, con le maniche corte. Allora, vediamo un po'. Sono caduto dal motore. A me ti piace questo? Bello. No, ma non però. Uno stanzino. Di là. Grazie. Ti sta proprio bene. Se non ci piaceva a lei, un m'accattavo. Vero, dico. Quant'è? 84.000. Ah, ti hai starà minchia. Non ci pare troppo male, Natale, che tutta bella. Lasciami! Che comodo, dai, guarda che bella. Lasciami! Ora basta, la stalo in sale. Ma che cazzo fai, ah? Dove c'ho le atto? Dei poliziotti e sky. Finiscila. E dopo letto la va a fare solo a te. La va a fare pure a me. Giusto. Pure a lui glielo devi fare. Tu parammi a mattuccare. Bravo! Non da fine solo che mano pezzi debolo con savo, cioè. Tu non ne cazzo va! Che fa la sentuta che mi ha farò le altre? Forza, te! Te chiama la panza, minchia rola! Minchia, caraghine, piccio! Ma vaffanculo! Poi, secondo te, poi. Ed eccoci di nuovo in onda, Valentina. Eccoci qui. Un applauso. Ma io volevo fare una domanda al maestro Gian Domenico Anellino. Volevo chiedere, ma da quanti anni suoni la chitarra? E se sei un autodidatta, se hai studiato musica nonché chitarra? Insomma, dici un po', perché sei veramente eccezionale. Io dico sempre che forse è la chitarra che ha suonato me, perché sì, lo so, sembra strano, però diciamo è da quando avevo 5 anni che ho avuto questa chitarra in mano e quindi ho iniziato a suonare per conto mio, ma sempre, veramente, anche quando, con i miei fratelli, quando guardavamo un film, tanto per restare in tema, naturalmente non potevo fare rumore, quindi mettevo un fazzoletto sulle corde e io arpeggiavo durante magari la visione di un film di Alberto Sordi, e questo poi, vedendo insomma che la cosa era veramente che funzionava, che mi piaceva talmente tanto, poi io ho fatto il conservatorio e poi da lì è partita tutta la carriera. Senti, nel frattempo stiamo vedendo alcune immagini che riguardano le tue collaborazioni con artisti di tutto il mondo. Beh, diciamo appunto degli italiani, tanto per dire qualcuno, con Zucchero, con Claudio Baglioni, con Renato Zero, con Massimo Ranieri, e degli stranieri, da Dionne Warwick a Didi Bridgewater a Bryan Adams, ai Simply Red. Insomma, ah, quindi, complimenti, un applauso. Diciamo tante collaborazioni che ogni nota suonata con questi artisti mi ha sempre regalato qualcosa di importante che porto con me per cercare di regalarlo poi a tutte le persone che mi ascoltano. Esattamente come diceva Marco Risi, il regista, che diceva che perché un attore possa farsi strada deve riuscire a trasmettere con le proprie interpretazioni. Ma io posso dire una cosa, sentendovi parlare, io posso dire questo, che secondo me non si vince nessun premio, nel senso posso anche fare il concerto sulla Luna, su Marte, alla fine non vinco nessun premio, nel senso che l'importante è che sto bene io, che faccio quello che mi piace, che lo faccio con amore e che do sempre certamente il massimo. Certamente, proprio quindi vero. L'importante è quello, non è arrivare, l'importante è dare sempre Marco il massimo Rizzi. E poi si non vedrà. Non per guadagnare soldi o per dopo, avere popolarità il o visibilità. Ci dirà alcuni appuntamenti, perché lui insomma farà una tournée in tutta Italia. E stiamo cercando di farla anche in Sicilia. Adesso abbiamo parlato proprio in questi giorni con la Speranza, perché lui vuole venire in Sicilia a prendere tutti i conservatori
della Sicilia, dica pure questo. Dare la possibilità appunto a tutti i giovani. Io il 1° gennaio sarò a Lucca per fare un concerto dedicato ad un più grande artista che abbiamo avuto in Italia, o almeno al più grande creatore di melodie. Sono 50 anni perché nel 66 usciva il suo primo brano edito, che è Per una lira di Lucio Battisti, e quindi dopo 50 anni io faccio questo omaggio al grande Battisti con l'orchestra. Ma la cosa bella è che io farò lavorare tutti i giovani delle varie regioni, spedirò le parti, quindi si faranno le prove, basta soltanto un giorno di prova, ma l'importante è che i giovani abbiano la possibilità di calcare i palcoscenici, perché dare la possibilità ad una persona che sta iniziando è la cosa più importante. T'hanno sentito, noi ci proveremo a trovare questi soldi e divulgheremo la notizia, lo facciamo tra di noi, diamo opportunità ad altri giovani. Adesso stiamo mandando le immagini di Maurizio Prollo e quindi agevoliamo l'RVM per quanto riguarda Maurizio Prollo. Dove si va? Dai! Allora in modo tu. Come ti chiami? Claudio. Non te la fai la barba, Claudia? Claudia, dove l'hai messo la pelliccia di peli di topo? Non la trovo più. Tu sei un pezzo mio, davvero? Sei attento a rispondere bene. Tu sei un pezzo mio, tu no? Ci sei un pezzo mio, da. Allora è posto tu quello, vicino ai cessi. La merda sta là, gli stronzi come te ci devono fare compagnia. Tu invece ne hai 14. E io ti mando a Rosa Spina. Dai, forza, dillo tu. Che cosa? Dillo, mia madre è una gran buttana. Dillo, devi gridarla, capito? Tutti lo devono sentire. Gridalo, mia madre è una gran buttana! Mia madre è una gran buttana, su camicchia soia, bolla, tua madre! Eccoci di nuovo in onda, abbiamo appena visto proprio le scene che riguardano il personaggio che hai interpretato tu, Maurizio, e riguardo invece il tuo collega scomparso, ahimè, prematuramente, Roberto Mariano, so che ci volevi dire una cosa, un episodio legato proprio a lui. Si vedeva quella foto assieme a Roberto e io mi ricordo, io ho un ricordo indelebile di Roberto, anche perché purtroppo quell'aereo lo dovevo prendere anch'io. Mi ricordo che avevamo finito di fare un videoclip con Pierangelo Bertoli e Fabio Concato e la sera si andò, insomma, a discoteche, ballare, eccetera eccetera. Loro ci fecero il biglietto per ritornarcene ognuno alle proprie case. Io feci quella volta Milano-Palermo e lui Milano-Zurigo, e pensate che il destino, poi la vita secondo me è tutto un destino, per 20.000 lire della vecchia lira io non presi quell'aereo, purtroppo, maledetto, dove, insomma, ci fu poi la perdita di Roberto Mariano, che io ricordo bene, cioè, ce l'ho davanti agli occhi ancora, Roberto che saliva, cioè al checking, che stava per andare a prendere quel famoso aereo che partiva prima del mio, che poi quando arrivai a Palermo c'era Marco Risi che stava girando il muro di gomma, dove c'era la moglie di Roberto Mariano, che io salutai, e gli dissi: che fai qua? No, il maestro mi ha dato la possibilità di fare una comparsa dove c'è un mio familiare che precipitava in quel famoso aereo, e vedi le cose della vita, Robertino nel frattempo ci lasciava. Facciamo ancora un saluto per Roberto Mariano, ritorniamo, perché qua l'unico di noi che ancora lo possiede, perché ce lo siamo venduti tutti, perché per fare soldi. Noi nel 1990, cioè almeno per quanto riguarda quattro di noi, a Venezia abbiamo vinto il Ciak d'Oro come migliori attori della mostra, e avevamo battuto pure quei bravi ragazzi dove c'era, insomma, Robert Pacino. Abbiamo vinto il Ciak d'Oro, premio della critica, che solo Alfredo Libassi ancora lo custodisce. Complimenti, io Francesco, me lo devi dare perché devo fare una copia, è bello usurato, e quindi qualche premio, Febbodoro d'Agrigento.
Francesco, no, è d'oro perché lo Francesco, so. Io mi ricordo quando abbiamo sì. vinto il Ciak d'oro, questa cosa è stata bellissima. All'uscita del teatro, mi ricordo quel cordone di polizia che ci scortava per uscire, dove la gente proprio esplosa dalla felicità insieme a noi. Esatto. Sono ricordi bellissimi. Infatti, ragazzi, stiamo vedendo molte immagini di alcune fotografie dell'epoca che ci ha portato Maurizio, Salvatore, Alfredo. E quindi è il momento di Mary, di Alessandra Di Sanso. Io volevo fornire sì, quel microfono dimmi. Laggiù che sta da solo ad Alessandra, in modo gli che possa questo, rispondere. Gli do questo, volevo un attimino mandare l'RVM che riguarda lei. E così poi... intanto lo prendiamo. E quindi, regia Alessandra Di Sanso. Mary. ...del 16 dicembre 1985. Avendo l'imputato già scontato 11 mesi e 3 giorni all'istituto osservazione minorile di Malaspina, deve ancora scontare i restanti 3 anni, 9 mesi e 27 giorni nel penitenziario mandamentale Uccerdone di Palermo per sopraggiunta maggiore età. Disgraziate! Esalonate! Sta barba sempre troppo lunga, sto petto spianato, sta campana suonata a mezzo di cosce. A volte vuole tornare indietro, a quando ero piccirita. Tante cose non le capivo, forse era meglio così. Quando mi mettevo le scarpe coi tacchi, mamma, papà, miei frati, ridevano, mi applaudivano, bravo, bravo, l'attore della casa, era bello allora. Quasi tutte le notti sogno che una mattina mi sveglio e mi ritrovo vecchio, coi capelli bianchi bianchi, con le rughe, le vene, un semaforo spento. Vedi, forse allora potrei essere come tutti gli altri. Non è che sono una vera donna che posso dire fare dei figli. Neanche un uomo dire domani mi sposo. Io non sogno né carne né pesce. Io sono Mary, Mary per sempre. E rieccoci di nuovo in onda. Abbiamo appena visto le immagini dell'RVM. E volevo fare tanti complimenti ad Alessandra Di Sanso. Grazie. Che ha portato una grande ventata di eleganza qui alla nostra puntata. Grazie. E chiederle le sue origini, da dove viene Alessandra, dove vive, i suoi progetti. Sono nata a Gattico, provincia di Novara. Sono di madre emiliana e di papà lucano, una bastarda. E quali sono i tuoi... Sono un meticcio. Hai visto? Particolarissimo. Io sono contentissimo perché lei non va da nessuna parte, infatti io ci ho provato, ho detto Alessandro... Io anche paura eppure dell'aereo, ha accettato di venire qui da noi. Perché ha paura di volare, infatti è una settimana che mi dice speriamo che non cade, speriamo che non cada. È qui. Era tanto e preoccupata, però ama Palermo. Come ringrazio tutti i ragazzi. Alfredo, i tuoi progetti, cosa fai adesso per il momento nella vita? Volevo ricordare che abbiamo fatto un film dove siamo io e Francesco Benigni. Francesco come? Francesco Benigno. Ah, no, lo okay. Lo so. Sì, abbiamo fatto da poco Boris Giuliano. Sì, ci siamo incontrati sul set. Il grande Ricky. Ogni tanto per sopravvivere dobbiamo fare anche quello. Sì, abbiamo avuto questa esperienza. E inoltre adesso, cosa fai? Ho lavorato su Felice Impastato, poi ho fatto quel bravo ragazzo anche... Un bel film dove c'è Tony Sperandeo, Burruano e altri. C'era anche la grande Simona. Sì, e tra l'altro Simona Izzo, volevo dire al regista Marco Risi, proprio adesso c'era Alfredo Libassi che stava dicendo ci siamo incontrati sul set. Anche per me c'è stata una fortuna, insomma, in quel momento, perché io mi trasferì all'età di 18 anni a Roma per studiare recitazione. Ho studiato alla scuola di Enzo Garinei. E il mio sogno è sempre stato proprio quello di recitare, ma per ricongiungermi a quello che aveva detto lei poco fa, proprio per sprigionare la mia emozione agli altri nell'interpretare un ruolo diverso da quello che sono io stessa. Ma sei anche infelice impastato pure con me. È vero, ci siamo incontrati casualmente, cos'è successo? E quindi quando io sono andata ad accompagnare Francesco alla prova costume per il personaggio che poi ha interpretato nella fiction, accompagnato me, Simona l'ha vista, ho un ruolo, Simona ha fatto il provino e l'ha presa, ha fatto due pose buone per iniziare, fa Letizia Nobile, tutta una italo-americana Letizia Nobile, ha iniziato, poi farà un ruolo nel mio film, sempre, se riuscirò a farlo, pare di sì perché Giussana è interessata, ha letto la sceneggiatura, lo vuole prendere lui. Vedremo. E mi piacerebbe tanto farlo per dare opportunità ai giovani come insomma all'epoca l'ha dato
a noi Marco Risi per un riscatto sociale. È un film proprio per dimostrare che mollare mai, che ci si può, ce la possiamo fare. Cioè, eravamo tutti disperati, è arrivato colui che ci ha dato la mano, che l'ho detto a Crocetta l'altro giorno, e ci ha tirati sul carro. E quindi non finirò mai di ringraziare questo uomo per avermi salvato. Detto questo, abbiamo mandato l'RVM di tutti. Di tutti. Io lascerei. Scusa, Francesco, io voglio dire l'ultima cosa. Prego, Alfredo. Non mi arrenderò mai di fare il sequel 20 anni dopo. Vabbè, lui ci prova da 7, 8, 10 anni ormai. Una cosa sola. Le pagine su internet li stanno cancellando. Per me non si farà mai. Però 1 milione di visualizzazioni, abbiamo un impegno con Marco Risi. Sbrigatevi, perché sennò diventiamo troppo vecchi per fare anche questo. Io l'ultima cosa, Maurizio, sì. Salutiamo. Volevo salutare la cosa più importante della mia vita, a la mia moglie. Figlia. Ciao, Cristel. Beh, ciao, i saluti, Costanzo non li amava. Aspetta. Non li amo neanch'io. Saluta tua figlia, saluta tua moglie. La mia nipotina, Rebecca. Siamo arrivati. Sono diventato nonno. Chiudiamo in bellezza con uno straordinario Gian Domenico Anellino. Grazie a tutti, grazie maestro di essere venuto, grazie Alessandro, grazie ragazzi. Ed è veramente, non si poteva che chiudere in maniera, insomma, Gian Domenico Anellino. Vuoi dire qualcosa prima, maestro, riguardo una possibile tournée anche, insieme, sì, a teatro, l'idea, e chiudiamo, maestro, sarebbe quella. Avevo avuto questa bella idea, secondo me, invece di fare una cosa teatrale, secondo me potrebbe essere una cosa bella con dei giovani, naturalmente anche la loro presenza. Secondo me un Meri per sempre teatrale potrebbe essere veramente una grande cosa. Bah, hai lanciato la palla, rifletterà su questo. Io mi inchino al maestro Marco Risi e lascio la scena a questo grande artista. Gian Domenico Anellino, un applauso.
piedi e lanciamo noi i veri pezzetti fuori. Però prima Alessandra voleva dire una cosa che ci teneva. Noi abbiamo un progetto, Ale. A te. Vabbè, abbiamo un'idea io e Francesco teatrale. Speriamo di riuscire a Angelo, apri il a realizzarla almeno alla fine. E credo che partiremo proprio da Palermo. E quindi abbiamo questo progetto con Gian Domenico Anellino. Ringrazio tutti, ma veramente tutti. E insieme al mio tre lanciamo la pubblicità. Ah, pensavo che dovevamo dire ascoltaci un signore. No. Pubblicità. Pubblicità. Grazie ancora Marco Risi, Gian Domenico Anellino e tutto il cast.